E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Qua si vola verde, tutto verde. Oggi è una giornata di quelle che ti svegli. La prima cosa che fai ovviamente è guardare TradingView come di consueto. Apri, scrolli e vedi tutte le cripto in verde. Cosa fai? Ah, che bella giornata! Non si può iniziare in modo migliore. E ve lo dice uno che ha aperto lo short di copertura, la prima parte dello short di copertura. Perché comunque io credo, non so se lo siete anche voi, ditemelo, condividetemelo nei commenti o nella chat. Credo di essere, non so, bitcoinopatico, candelopatico, non so neanche come definire questa malattia di fatto. Ovvero quando mi sveglio, apro e vedo tutto verde, bellissima giornata. Mi sveglio, apro e vedo tutto rosso, non benissimo. Vabbè, comunque, al di là di questo, stiamo tornando un po' gasati. Vi vedo anche voi belli carichi, perché nonostante siamo ormai sotto Ferragosto, voi siete ancora qua che mi seguite. Io ci sarò fino a fine mese, ve l'ho già accennato, le mie ferie saranno dal 25 di agosto al 10 di settembre circa, quindi in quelle due settimane dovrete fare a meno di me, in sostanza fare a meno delle nostre live, delle nostre chiacchierate, ma poi torneremo più carichi che mai. Fino ad allora invece saremo sul pezzo. Io infatti ho detto: Bitcoin, dai, fammi fare le ferie prima di andare in bull market, fammele fare tranquillo, che se no anche lì io lo so già che mi verrà voglia di stare a guardare, aprire posizioni, fare cose. Lateralizza ancora un po', hai lateralizzato mesi e proprio adesso devi iniziare a pompare. Vabbè, al di là di questo abbiamo un po' di cose da dirci oggi, perché ci sono un po' di notizie interessanti. Secondo me c'è l'attacco hacker a Poly Network, con un po' di aggiornamenti dell'ultimo minuto, dell'ultimo giorno. Follia, storia incredibile questa. Potrebbero veramente farci, non lo so, una specie di film, un qualcosa, assurdo. Poi cos'altro abbiamo? Beh, tante cose bullish su Terra, a partire dal mio video di ieri, no scherzo, però ieri ho condiviso con voi il mio nuovo pack, lo sapevate già, lo so che lo sapevate già. Solana no, in realtà non ve l'avevo mai detto, però Luna sì, quindi non so quanto sia stata una novità. Sta di fatto che, a parte quello, ci sono comunque delle notizie interessanti che vedremo proprio oggi. E poi basta, in realtà le notizie principali sono quelle, adesso le vediamo meglio. E poi, come sempre, lascio la parola a voi, che mi potete chiedere qualsiasi cosa. Vi voglio vedere belli gasati e belli carichi, perché poi alla fine andiamo ad analizzare i grafici. Allora, che dire? Un commento iniziale, ve l'ho detto, la resistenza a 45.000 l'abbiamo di nuovo attaccata. Sembra che ce la stiamo prendendo, tra l'altro guardate che bello, break e poi un paio di candeline rimaste sopra, quindi veramente sembra che l'intenzione, scusate, sposto la fotocamera perché ho visto che continua a provare a mettermi a fuoco, è un delirio, l'intenzione sembra quella di conquistarla e andare ad attaccare, fare lo step ulteriore verso i 49-50.000, se ci riprendiamo pure quella, ragazzi, è veramente una cosa fantastica, una carica che non mi aspettavo sinceramente per Bitcoin. E vediamo, perché poi se continuiamo a spingere, andiamo ad attaccare la zona degli high, dovrò già rivalutare il mio short di copertura, durato pochissimo, vediamo, stiamo un po' a vedere. Per il momento ancora tutti gli scenari sono aperti, perché comunque io vi ricordo che lato, insomma, time frame un po' più ampi, adesso vediamo come chiude la settimana. Perché se arriva l'offerta e ci risbatte qua sotto, potrebbe ancora un attimino sconquassare la situazione, ma se la domanda ha palesemente in pugno la situazione come per ora sembra, che dire, allora lì è veramente una situazione di recupero effettivo, di inizio di recupero. Poi ci sarà da vedere la flessione successiva dove arriva, e se le gap che segue poi sarà una continuazione, allora potremo forse davvero ritornare in bull market come tutti ancora speriamo. Per adesso rimane una speranza, ma è sempre più viva, sempre più presente. Per quanto riguarda le notizie invece, allora dove siamo arrivati? Tac, eccoci.
La prima è, vabbè, riguarda FTX, di cui ultimamente vi parlo spesso, ma perché mi ci sono innamorato io per primo, a furia di smanettarci un po' dopo il passaggio praticamente obbligatorio che Binance Futures non lo avremo più. Dato che non lo avremo più, dobbiamo trovare una soluzione alternativa, e io ho iniziato a stare un po' di più su FTX e mi sono estremamente fidelizzato, quindi preparatevi perché ve lo shillerò tantissimo. No, scherzi a parte, se lo faccio non è per shillarlo gratuitamente, ovviamente, ma è perché credo davvero che sia la migliore soluzione al momento. Provatelo e crederete anche voi, lo crederete anche voi. Kevin O'Leary, che è, non sapevo chi fosse, ho fatto un paio di ricerche, è un investitore, imprenditore, tante cose, nonché quello di Shark Tank, è famoso per Shark Tank, quel programma americano dove si parla appunto di venture capital, di imprenditoria e altre cose, è diventato un altro partner di FTX. Ormai FTX ha partner ovunque, incredibile, chiunque è entrato nella cerchia nel mondo FTX. E il motivo per cui ha detto che è diventato investitore diretto, cioè ha acquisito delle quote di FTX e inoltre anche ambasciatore, pagato in cripto tra l'altro, è la solidità dell'exchange e inoltre il fatto che è pienamente compliante. Perché come mai Binance Futures in Italia non ci sarà più? Perché purtroppo non ha fatto i passi giusti per quanto riguarda la compliance in Europa. FTX invece è già avanti in tutti gli stati in cui opera, è compliante, quindi fa stare più tranquilli anche da quel punto di vista lì. E quindi niente, ve lo volevo soltanto condividere, tant'è che ce l'ho pure aperto. Poi ecco, un'altra cosa che vi volevo condividere è un discorso di Amazon. Perché ho aperto Amazon? Perché mi chiedete, ma come faccio a collegare Twitch ad Amazon Prime? Cosa che potete fare per abbonarvi gratuitamente al mio canale. È solo una piccola donazione nei miei confronti, a voi non ve ne torna indietro niente, vi dico la verità in tutta onestà, ma perché voglio che sia così, non voglio creare delle fasce premium, voglio che i miei contenuti siano sempre fruibili a tutti gratuitamente, quindi non vi dirò mai chi paga tot vedi i miei video, chi non paga tot non vedi i miei video, saranno sempre appunto a disposizione di tutti. Se volete farmi una piccola donazione per voi a costo zero, potete abbonarvi al mio canale Twitch, e se avete Amazon Prime potete farlo gratuitamente. Se nel vostro account di Amazon voi andate nel menu impostazioni account Twitch e lo cliccate, vedete che vi reindirizza alla pagina Prime Gaming, dove in sostanza voi potete fare collega un account Twitch. Dovete accedere, collegare l'account. Una volta collegato direttamente da Twitch potrete andare ad abbonarvi al mio canale gratuitamente. Avrete un abbonamento gratuito da fare al mese. L'unica cosa è che ogni mese poi lo dovrete rinnovare, perché non c'è il rinnovo automatico per gli abbonamenti fatti con Prime. Ragazzi, è un delirio sta cosa, non so perché mi continua, lo so, dovrei comprarmi una webcam decente anziché usare l'iPhone, ma mi sta facendo impazzire. Poi, vabbè. Dunque, andiamo avanti con i discorsi su Terra. Su Terra la cosa più attesa al momento è l'aggiornamento Columbus 5, di cui si sente parlare spesso. Alcuni di voi mi hanno anche chiesto, ma che cos'è? Vedo sempre l'hashtag Col5, cosa significa? Allora, è un aggiornamento del protocollo abbastanza importante che avverrà entro un mesetto circa, mi aspetto, perché è stato proposto oggi. È stata fatta la proposta nella governance, ufficialmente nella governance di Terra, e è partita la votazione, come potete vedere. In realtà lo avevo già aperto qua. Vabbè, fa lo stesso. E c'è da raggiungere il quorum, che sarà raggiunto molto a breve. In sostanza è ovvio ovviamente che passerà, e dovrebbe terminare la votazione, non mi ricordo quanto, però mi pare in una ventina di giorni circa, ecco, non giorno più giorno, ecco, 25 agosto 2021, no, 15 giorni, molto bene. Termina la votazione, poi ci sarà l'implementazione, quindi sì, le tempistiche saranno quelle. Cosa succede con Columbus 5? Allora, il primo upgrade importante è che tutti i Luna che prima venivano depositati nel community fund vengono invece bruciati. Cosa vuol dire? Allora, quando si crea UST, per chi non ha visto il mio video su Luna,
Luna funziona in questo modo, cioè la creazione e la distruzione delle loro stablecoin, UST in primis. Quando viene creata una stablecoin, un'unità di UST, un dollaro, viene distrutto un dollaro di Luna. In realtà non distrutto, parte distrutto e parte finisce in un community fund. Quando viene distrutto UST, si rigenera Luna e si sblocca l'altra parte nel community fund. Adesso ciò che accadrà è che la totalità dei Luna utilizzati per andare a fare questa operazione di signoraggio, si chiama, nella creazione delle stablecoin, verranno bruciati, distrutti, con un effetto alla AP1559, dice, perché di fatto, insomma, porti via del circolante. Poi le staking rewards di chi appunto mette in staking i suoi Luna tramite Terra Station verranno incrementate per gli staker. E questo perché? Perché gli swap, sapete che si può fare gli swap, quindi i cambi, no? La creazione per l'appunto delle stablecoin utilizzando Luna, questi swap al momento in parte vanno le revenue, in parte vanno gli staker, in parte rimangono ai validatori, ai nodi validatori. Adesso si spingerà, dopo Columbus 5, si spingerà di più verso gli staker, che quindi otterranno, ripeto, una reward più alta. E poi ci sono delle modifiche all'interfaccia, agli smart contract, che in sostanza gli permetteranno di integrarsi meglio e di aprirsi a tante nuove dApp, tante nuove applicazioni. Ce n'è una marea che stanno arrivando. A tal proposito, una delle più interessanti, poi vabbè, se volete vedere tutti gli sviluppi previsti in Columbus 5, io magari vi condivido proprio questo link, che può essere interessante. Eccolo qua, tac. Così potete darci un occhio anche voi in maniera approfondita. E una delle applicazioni più interessanti è StarTerra, secondo me. StarTerra, che tra l'altro è stato condiviso oggi il white paper, ho fatto un casino incredibile qui con le pagine di Twitter, scusate, ma in sostanza ve la faccio facile perché devo capirlo bene anch'io come funziona, è complicato. Però in sostanza, come funziona StarTerra? È una piattaforma di IDO, quindi di vendite iniziali di token, gamificata, il che vuol dire che ci sono delle caratteristiche da videogioco un po' tipo real-time strategy, tipo RTS per capirci. C'è da far parte di una fazione, queste fazioni hanno delle caratteristiche, si hanno dei vantaggi mettendo in staking gli STT, poi ci sono in ballo anche dei discorsi di yield, di guadagno sugli UST che vengono utilizzati in un certo modo. Insomma, è un casino. C'è una parte gamificata perché, ripeto, c'è dentro la costruzione di personaggi, le fazioni, il creare asset in una sorta di metaverso. È veramente complicato, non l'ho ancora capito bene nemmeno io, devo studiarmelo bene, ma la cosa che vi volevo dire è che adesso c'è il primo airdrop dei token se siete staker di Luna o se utilizzate Anchor Protocol come borrower, quindi dando i Bluna, i bonded Luna, in cambio degli UST. E ecco, state sul pezzo perché adesso non ci sono ancora i dettagli sull'airdrop, ma se siete in queste due caratteristiche, allora in queste due, insomma, fasce di pubblico, avrete diritto all'airdrop dei token STT, che vi vedo molto bene. Poi ci sarà la pre-sale, quindi la vendita pubblica, e poi dopo su StarTerra saranno disponibili completando missioni, facendo cose, insomma, lo vedremo. Però è un progetto che io sto tenendo d'occhio, sto tenendo sotto controllo molto molto da vicino, perché mi aspetto davvero grandi cose da lui. E un altro progetto che sto cercando di seguire è questo, ve lo rimenziono, perché adesso io credo che le opportunità migliori siano intorno al mondo Terra. Non lo dico solo perché ci ho investito, cioè anzi è il contrario, ci ho investito perché ci credo veramente tanto, non è per shillare, lo sapete che io non vi sto a shillare le coin inutili o un giorno una coin, un giorno un'altra, io mi concentro di solito su poche che seguo e poi le continuo a seguire, cioè non ho nessun tipo di affiliazione con Terra, con Solana e con nessuno, non ho nessun tipo di guadagno, non esisto neanche referral, quindi a maggior ragione. Però
io stesso approfondisco e quindi mi sembra giusto condividere. Questo Pylon, di cui vi ho parlato un po' di tempo fa, se vi ricordate, è un'altra piattaforma di IPO, di vendita iniziale, non so come chiamarla, che ha una particolarità che mi ha fatto dire wow, che è sempre legata al mondo Terra. Sapete che il mondo Terra funziona, le stablecoin, Anchor e quant'altro, hanno dei rendimenti molto alti perché c'è dietro un collaterale stakeable, quindi che genera rendita a sua volta. Questo Pylon va a scalare questo concetto al mondo delle IDO e in sostanza come funziona? Funziona che tu depositi UST e ottieni questi token, ma non al contrario, nelle IDO di solito tu li spendi, i DOL, gli UST, le stable, i BNB per i launchpad eccetera, e in cambio hai questi token se vinci la lotteria, no? C'è il discorso dei ticket. In questo caso tu depositi gli UST per un tot, ci sono alcuni vincoli chiaramente, e alla fine ricevi indietro gli UST più i token che hai farmato, è come se tu li stessi farmando di fatto, proprio perché questi UST hanno come sottostante un potere di generare interesse. Tu rinunci a questo interesse perché se li mettessi su Anchor avresti il 20%, però in compenso vedi farmi questi token. Al momento si può farmare solo il token MINE, che è il token nativo di Pylon, e ci sono tre possibilità, in sostanza in base al numero di mesi per cui li si blocca e al numero di mesi di ritardo con cui si decide di fare il claim delle ricompense, si riceve più o meno rendita, chiaramente in percentuale, sugli UST depositati. E credo davvero, io personalmente la sto utilizzando perché credo che può dare soddisfazioni. Questo token, come Star Terra, come il mondo Terra in generale, cioè filtrando bene i progetti, io credo che al momento, come sempre non sono consigli finanziari, mi raccomando, ma credo fortemente che al momento ci sia intorno al mondo Terra il massimo dell'opportunità. E poi su Pylon ci saranno, ve ne avevo parlato, Nebula, la prossima vendita sarà Nebula, e Loop Finance, che è il primo DEX su Terra, quindi insomma qua ci sono un po' i progetti più caldi che vengono venduti qui, e quindi ripeto, ne vale la pena seguire. Poi vabbè, UST è finito su Coinbase Pro così random ieri, infatti ho visto che ha pompato all'inverosimile Terra, e non lo so, mi sembra veramente che Luna, scusate, mi sembra che si stiano un po' allineando i pianeti. Poi ultima cosa, vabbè, la saga di questo hacker di Poly Network, che è stato un po' l'argomento del giorno di ieri e anche di oggi, perché è stato bucato Poly Network, che è un, come lo possiamo definire, un protocollo cross-chain sopra il quale sono costruite tante piattaforme DeFi, tra cui O3Swap, per esempio, che ho usato anch'io, e tra cui tante altre anche su NIO, su Ontology, cioè veramente è un substrato utilizzato ampiamente nel mondo DeFi fuori Ethereum, perché appunto è cross-chain. Come funziona? Funziona, il cross-chain funziona così, cioè io voglio su NIO, ad esempio, portare degli Ether. Cosa faccio? Utilizzo questo ponte, Poly Network ad esempio, che mi porta gli Ether di là, mi crea degli Ether su NEO e mi tiene i miei Ether in una sacca di collaterale. Perché se io genero un Ether su NEO non posso crearlo dal nulla, devo avere un collaterale da qualche parte che garantisce, insomma, che io ho del valore equivalente. Cos'è successo? Un hacker ha trovato un bug all'interno di Poly Network, apparentemente un modo di falsificare le firme delle transazioni, e quello che ha fatto è prosciugare totalmente la sacca di collaterale, molto, molto pesante come cosa, 611 milioni. Se voi pensate che il primo attacco, io di solito seguo molto Rekt News, mi piace veramente un sacco, che è una cronaca, no, degli attacchi al mondo DeFi, e nella leaderboard, la classifica degli attacchi più grossi, no, degli hack, degli exploit più grossi, c'era EasyFi come primo ed era 60 milioni, qua tac, un ordine di grandezza in più, pazzesco, veramente allucinante. E la cosa assurda è stato un po' lo sviluppo di questa saga, perché l'hacker all'inizio appunto ha prosciugato sui suoi address, sui suoi wallet, tutti questi fondi, e poi ha iniziato a mandare delle transazioni a se stesso vuote con dentro del testo,
dove in sostanza parlava, mandava messaggi e alla fine, adesso ve la faccio breve, oggi apparentemente ha deciso di ridare indietro i fondi, perché un po' forse se l'è fatta sotto, perché dicono che l'abbiano tracciato, avevano dei dati su di lui, c'è un'azienda di chain analysis, una tal, non mi ricordo il nome, dov'è? Vabbè, Slowmist, eccola qua, dicevano che avevano le sue informazioni perché hanno tracciato i suoi movimenti e aveva utilizzato un exchange a un certo punto, quindi sapete, si dice che i bitcoin, le cripto sono anonime, ma nulla di più falso, anzi basta un minimo errore e ti doxano. E quindi insomma un po' questo, un po' che magari ci ha ripensato, non lo so, qualsiasi cosa sia successa, sta di fatto che adesso sta ridando indietro i fondi un po' alla volta. I protocolli danneggiati al momento sono stati messi in pausa e si sta cercando di coordinare un po' gli sforzi appunto per recuperare i fondi e ripristinare la funzionalità dei vari protocolli, tra cui O3 e tutti gli altri. Questo è un po' il riassunto dell'accaduto. Adesso, visto che ho fatto il mio super monologo, mi tengo dietro il nostro graficozzo di Bitcoin e lascio la parola a voi. Cosa ne dite? Che sicuramente avrete un sacco di cose da dire. Vabbè, pure se si tiene 10 milioni di mancia va alla grande. Esatto, io direi proprio di sì, cioè con 600 milioni, ma cosa ci fai? Io non lo so. Allucinante. Luca, hai preparato il tosacapelli, non vedo l'ora di vederti bello pelato stile Wojak. Esatto, fantastico. Io ho buttato lì questa cosa, ho detto, commentando un post di Charles Hoskinson, ho detto, quando arrivano gli smart contract su Cardano mi raso a zero. Mi sa che vi toccherà farlo da zero, né? Davvero, non lo so, vediamo. Poi, quanto sta pagando di gas l'hacker? E secondo me parecchio, perché a furia di fare transazioni vuote a se stesso, so via, tutte cose bruciate, tutti ether bruciati con London. Io saprei decisamente cosa farci con 600 milioni, sì, anch'io, a dir la verità. Diciamo che i modi per spenderli ci sono, però il problema è, cioè, far perdere le tue tracce, ha veramente gli occhi del mondo addosso, gli hanno frizzato gli USDT, Binance gli stava addosso, tutti gli exchange gli stavano addosso, è veramente pesante. Da notare che gli hanno inviato un messaggio per ridare i fondi e l'hacker gli ha inviato 13 ether. Sì, è vero, il primo messaggio era stato qualcuno che gli ha detto guarda, non muovere gli USDT perché sei stato blacklistato, e lui come segno di ringraziamento ha inviato 13,37 ether, così. Vabbè, grazie, tanto ormai. Così. Ciao Luca, come si fa a spostare le coin su FTX? Tutte le coin possono essere spostate o prima vanno convertite? Ma no, direi che si può spostare tutto tranquillamente. Purtroppo ci sono le withdrawal fee. Adesso FTX ha anche la Binance Smart Chain per alcune. Fatemi checkare una cosa al volo. Ad esempio, deposit Bitcoin, vediamo, no, c'è BTC e Solana. BTC e Solana. Di USDT, ad esempio... no, sempre TRC, no vabbè, controllate le chain, però generalmente sono supportate tutte. E la cosa bella è che i prelievi da FTX sono a costo zero, questa è una figata veramente gigante ed è uno dei motivi che mi ha convinto anche a utilizzarlo. Su FTX si può fare il pack automatico? Allora, di fatto no, non mi pare che si possa fare, devo vedere, adesso sto esplorando anche cioè l'ex Blockfolio, che adesso è FTX, che è la versione facile di FTX, l'app sembra Robin Hood per capire, sembra un po' anche Crypto.com come semplicità, che tra le varie cose anche la funzione earn che dà l'8% annuo sui depositi, e è veramente semplice, forse da lì si può, adesso lo esploro per bene, magari ci facciamo anche un video. Da qui invece non si può, che io sappia, dall'exchange, a meno che uno non voglia fare lo smanettone e attraverso la quant zone, che è dove in sostanza si può andare a creare delle regole, no? Degli algoritmi che poi, una sorta di bot che girano da soli su FTX, si può dire, che ne so, condizione, vado a sceglierla,
vado a scegliere, che ne so, sono passati 7 giorni, allora esegui l'azione acquista. Cioè, secondo me è abbastanza semplice, però un po' da smanettone, dai, lo ammetto. Poi, dunque, non fate caso a questo account che vi faccio vedere ogni tanto su FTX, perché è un account di prova, ma in generale gli account che vi faccio vedere condividendoli, cioè vi faccio anche vedere i wallet, così, sono account di prova, li uso così solo a titolo dimostrativo, non sono i veri account, anche se sono KYC-ati. E poi, dunque, dove siamo finiti? Volevo prendere una carta Visa su Chrome, ma dopo aver visto cosa non puoi pagare non saprei cosa farmene. Hai qualche suggerimento su cosa si può acquistare? Che vuol dire? Ci puoi pagare tutto con la crypto.com. Io ci pago tutto con la crypto.com. Tra l'altro, io avevo detto che nel video non ti danno il cashback sulla benzina, sulle bollette, eccetera, ma qualcuno mi ha detto che sulla benzina glielo dà. Quindi forse dipende dal provider. Ma Axie Infinity in questi giorni, Axie Infinity sta volando in una maniera folle, io non me ne capacito veramente, cioè incredibile. Oggi potrebbe aver fatto uno sweep, attenzione, e probabilmente tutto questo pump è stato fomentato da una quantità indescrivibile di short. Secondo me è stato shortato all'inverosimile, e questo candelonazzo di ieri è stato un dildo direttamente agli shorter. Secondo me, io l'ho vista così. Attenzione adesso a questo possibile sweep, perché potrebbe essere dolorosino. Sì, vero, con benzina CRO dà il cashback. Infatti. Se paghi col POS anche per la benzina, interessante. Per avere il cashback sulla benzina basta pagare importi definiti, senza fare il pieno che blocca il totale. Ah, potrebbe essere quello. Sarebbe molto interessante un video tutorial sul margin trading di FTX, che mi sembra molto pro e particolare. Dunque, io in realtà, secoli or sono, se voi andate su YouTube e lo cercate, lo dovreste ancora trovare, se cercate FTX dovrebbe esserci, eccolo qua, il mio video di un secolo e mezzo fa, dove vi parlavo già di FTX, che insomma l'avevo provato e mi era piaciuto, però secondo me è un po' da aggiornare. Anche quello di FTT, il video su FTT, la migliore altcoin in cui investire nel 2020. È stato così, divertente. Vabbè, meglio FTX che l'app di crypto.com per mettere in stake le cripto. Guarda, devo vedere, nel senso, ti direi un giudizio superficiale. L'app, quella semplice di FTX, la devo ancora approfondire un po', e poi ve la recensirò come sempre, con consapevolezza. Ma FTX hai guadagni sulle cripto tipo staking come Binance? Più semplice, perché su FTX questo potete, vedete, se voi andate sempre sul vostro wallet potete fare lend, tipo, che ne so, USD lend all'8%, tac, vedete, 8% annualizzato. Attenzione, perché sono dei tassi variabili, molto variabili. Se voi andate su margin lending, eccolo, allora, next funding rate stimato 8% l'anno, ma dunque qua sotto, secondo me, se andiamo a mettere USD, eccolo, vedete, vi fa vedere il grafico dello storico recente, ed è molto variabile. Adesso considerate che siamo in un periodo abbastanza sopito, perché questo in sostanza, il rendimento deriva da quanta domanda c'è per il margin borrow, cioè per chi prende in prestito a margine gli USD in questo caso, ma anche le altre coin, ognuna ha il suo mercato. E chiaramente nei periodi di bull market ci sono più prestiti di USD per fare i long in leva, no? Nei periodi invece laterali, bearish, dubbi, come magari adesso già un po' meglio, perché prima era al 5%, era flat al 5%, ci sono dei tassi più bassi. Io mi ricordo che nel periodo del bull market di inizio anno stavamo sul 20-25% come rendita media, quindi bene, molto bene. Sull'app c'è una versione semplificata, nel senso non c'è il da fare lend, mica lend, tu li depositi e ce li hai lì. Poi
Leggo un po' di domande da sopra adesso. Ciao Luke, price target di Luna per il pack a lungo termine? Per me tutto sotto i $75 è food. Guarda, price target non te lo so dire perché non faccio fatica a immaginarlo. Però credo che sul lungo termine, cioè quando ho fatto un pack, considera che io accumulo per un paio d'anni, cioè ho 20 mesi di target di accumulo, quindi parliamo veramente di un tempo lungo. Cioè io non sto a guardare quello che accade adesso, cioè io cerco di guardare il quadro un po' più generale, lo stesso per Solana. Io credo che ho un orizzonte di 5 anni minimo, ecco. Prima di 5 anni non vorrei scaricare l'accumulo. Ecco, questo è un po' il discorso. Complimenti per la carica che ci metti ogni giorno. Ci sono news che hanno fatto pompare il tuo amico Cardano? O sta facendo tutto da solo? Non lo so, ti giuro, non lo so. Andiamo a vedere. Eccolo. Non lo so, sarà l'arrivo degli smart contract. Comunque, scherzi a parte, cioè ha un bel grafico Cardano, io lo ammetto, è bullish, è un grafico bullish. Cancelliamo un po' di robacce, vediamo. Allora, perché? Guardate, tra l'altro si è comportato da manuale, è andato a rimbalzare doppiamente, double bottom, proprio a regola d'arte, su questa zona di liquidità in domanda. Quindi 3000 satoshi e dintorni. Pool generato qua, vedete, tac tac, pazzesco, e ha attaccato, sta attaccando i 4000, la resistenza soprastante. Se li mangia, quindi poi andrà ad attaccare i massimi locali e vediamo, perché se poi li rompe si parte, cioè pazzesco, è veramente pazzesco. Ma cioè io ho fatto, cioè faccio gioco ovviamente e faccio un po' l'hater di Cardano, ma per gioco, lo sapete bene, spero che lo sappiate, cioè non ho nessun tipo di astio, mi diverte solo ormai fare questo ruolo. Ma al tempo, cioè dopo questo costrutto qua, avevamo anche ipotizzato un long speculativo, se vi ricordate. Se andate indietro a gennaio, nei live di gennaio, avevamo visto questo pool di offerta testardo, se vi ricordate la definizione, che era stato attaccato n volte, poi c'è stato il break e retest mille volte, ci ha dato opportunità di aprire la posizione long tantissime volte, davvero. E poi è partito. E quindi avevo anche ipotizzato il long su, che io non ho aperto sinceramente, però spero che magari qualcuno l'abbia fatto. Quindi non è tutto hate, quando è bullish lo dico, lo ammetto, non è che voglio dire sempre peste e corna di Cardano. E la reputo sopravvalutata lato fondamentale, però il grafico è bullish. Quindi torniamo a noi. Allora, Luca, il grafico di Polygon come lo vedi? Ti voglio vedere pelato. Oh, mamma mia, mi sono rovinato con le mie stesse mani. Allora, andiamolo a vedere. Matic, eccolo. Ecco, Matic, anche lui oggi ha avuto un bel impulso rialzista e non mi dispiace. Soprattutto bisogna fare attenzione all'eventuale break dai 3080, questo livello, vedete, tac. Se ce lo mangiamo e poi lo ritestiamo, è un bottom, potrebbe essere un bottom. Vedete, abbiamo fatto una caduta da gravità, ok? Sweep di questo livello, sweep con pump. Poi altra gravità, e poi tac, altro pump, e stiamo recuperando i livelli persi. Se li recuperiamo in maniera un po' più strong, allora potremmo fare un bottom locale. Poi Matic è comunque bullish perché il suo utilizzo è in crescita, sta andando tutto molto bene. Ragazzi, abbiate pazienza, io provo, niente, non c'è verso, devo veramente, proviamo di nuovo a far così. Comunque dicevo che Matic è molto bullish perché il suo utilizzo incrementa in continuazione, cioè veramente ha un'adoption crescente. Basti andare a vedere comunque l'andamento della DeFi su Polygon, è sempre molto forte. Una delle cose che faccio spesso infatti è proprio andare a controllare l'andamento sulle varie chain, l'ho fatto anche come studio poi in generale delle chain sulle quali investire. Ve l'ho detto, ho investito in blockchain alternative, quello era il motivo di Terra e Solana, e la cosa che vado spesso a vedere è il TVL delle varie chain, perché comunque io credo che uno dei trend che muoverà maggiormente
questo ciclo del mercato sarà proprio l'utilizzo delle coin non solo come asset speculativo, ma proprio con i contract delle varie chain, che può essere il gaming, la DeFi, gli NFT, tutto ciò che si può fare on chain, perché è un come si dice, è un incentivo, anziché a speculare, a comprare, vendere, a realizzare profitti, a utilizzare le coin per lo scopo che hanno poi, che è quello di interagire con le varie DApp. E in particolare Solana, guardate, sta crescendo nonostante la fase comunque non bellissima del mercato. Considerate che questo è in dollari, quindi è, come si dice, se il mercato Solana dollaro cala, mi aspettavo un calo notevole. Lo stesso vale per Polygon, che ha un calo sì a causa soprattutto del dump che ha avuto il prezzo, e anche se non erro, secondo me Iron Finance gli ha dato una mazzata qua, però comunque rimane stabile. E Terra invece, vedete, è un'altra in forte uptrend. Questi grafici io li valuto moltissimo. La Binance Smart Chain al momento, vedete, è un attimino statica, vabbè, anche lei è, cresce insieme a tutto il settore della DeFi, perché è tutto in crescita. Ethereum come sempre è il leader come TVL e anche come trend, ragazzi. Ethereum è Ethereum. Non so se qui ci tiene dentro, secondo me no, anche il mondo NFT, ma e anche il mondo gaming, secondo me non c'è. Però sono tutti trend veramente da valutare, perché ripeto, sono quelli che in questo, bisogna sempre contestualizzare, in questo ciclo guidano un po' il mercato, in quanto tali vanno, ripeto, tenuti sotto controllo. Poi, andiamo avanti. Allora. Ciao Luke, ti seguo da qualche mese ormai, a me fa un piacere quando trovo persone che sono entrate nella fase ribassista e rimangono fedeli, vi giuro, mi gasa. Grazie per il tuo lavoro, gratuito e a disposizione di tutti, studio molto grazie ai tuoi video e ti giuro che se divento ricco grazie ai tuoi insegnamenti mi tatuo il tuo nome sul petto, non è assolutamente necessario, dai. Però spero davvero che i miei contenuti ti portino valore, io li faccio apposta per quello, davvero, lo sapete, mi conoscete. E dunque, Luca, ma il modo migliore per mettere a rendita FTT? In staking, si possono mettere in staking su FTX e lo staking degli FTT dà vari, c'è diritto agli airdrop, la partecipazione alle IO, ci sono tutta una serie di vantaggi, la riduzione delle fee anche per i trader comunque attivi è un'ottima cosa e così via. Dunque faccio un po' da su un po' da giù, mischio le domande. Ciao Luca, mi sono iscritto a FTX con il tuo referral, grazie. Siete fantastici. Beh, a sto punto non so se oggi ve l'ho già shillato, però ve lo shillo, dai, facciamo anche ve lo shillo, non l'ho neanche messo in shilling automatico e lo lascio anche nella descrizione nel video di YouTube per chi lo guarderà dopo. Avete anche il 5% di sconto sulle fee per sempre in aggiunta a quello che potete avere stakeando gli FTT. Conviene fare il bond di Ethereum per usarli come collaterale? Su Anchor dici? Allora, non credo ci sia ancora i BET utilizzabili, però dipende molto, perché tu li collateralizzi, ottieni UST, adesso su Anchor per il borrow si è un po' saturato l'APR, se non ricordo male. Andiamo a checkare un attimo, abbiate pazienza, eccoci. Andiamo a fare un check, borrow, vediamo, 30%, vabbè, non è neanche malaccio, però considera che poi il borrow deve essere sovracollateralizzato, quindi c'è da fare due conti, se conviene metterli in stake su Ethereum 2.0 oppure se conviene metterli come collaterale per ottenere UST, poi gli UST magari li usi per metterli in lending oppure su Mirror, c'è da fare due conti. Adesso vediamo quando sarà disponibile il collaterale BETH, quanto sarà il tasso di collateralizzazione, quanto sarà l'APR. Vi condividerò poi magari un calcolino dove vediamo cosa conviene fare, così da metterlo a vostra disposizione. Allora, intanto, tac, arriva la scillata, bam, il nostro REF di FTX. E continuiamo con le domande. Che ne pensi di Helium e il mining a onde radio? Devo approfondire.
approfondirlo, ragazzi, devo assolutamente approfondirlo. Un'altra cosa che mi sono segnato di approfondire sul mio mitico taccuino da boomer è la DeFi su Karura, che mi sembra una figata, però devo assolutamente approfondirla. Ha senso possedere la coin Ankh di Anchor Protocol? Chiaramente con Luna già nel portafoglio. Ti dico la verità, io per il momento quella non ho intenzione di detenerla, per il semplice motivo che è farmabile. Sapete che ho un certo, come si dice, ho un po' di avversione verso le coin che si farmano, a detenerle in portafoglio. Io amo il progetto Anchor alla follia e lo utilizzo, ve l'ho detto, al momento se mi dicessero scegli una sola DeFi da usare, Anchor, occhi chiusi. Però il token ANC non lo detengo, e non ho in programma di farlo, proprio perché, insomma, non lo so, non ha la tokenomics giusta al momento, a mio parere. Ma Binance, quando lo negheranno in Italia, bisognerà ritirare anche gli investimenti sulle no, attenzione, ma non è che chiudono Binance in Italia o che semplicemente non potrà erogare l'ho ripetuto anche nelle ultime live, ma è importante capirlo, non potrà erogare il servizio di Binance Futures, i derivati, in Italia, perché non ha le licenze europee, ok? Quindi li ritira il servizio futures, lo spot si può usare tranquillamente, lo staking, i savings, liquid swap, tutto si può usare, tranne i derivati, quindi futures, leverage token, margin trading e le robe in leva, quelle lì, insomma. Però tutto il resto è esattamente come prima, non c'è da ritirare niente, non bisogna scappare per forza, non si potrà usare i futures a partire dalla data che verrà comunicata in seguito. Ciao Luca, se un'impresa decidesse di pagare un bene servizio ad un'altra con una determinata cripto, ovviamente condivisa e accettata da entrambe, come si gestirebbe la tassazione in Italia? Allora, dipende se fai conversione immediata, quindi pagato in cripto, fatturato in euro, di solito si fa così, conversione al momento della fatturazione, è un metodo di pagamento come un altro, tu non ne vadi nulla, paghi le imposte, eventualmente l'IVA, tutto qua, cioè la fatturazione è in euro, però tu ricevi il pagamento in cripto. Se tu poi le detieni, c'è la parte di fatturazione iniziale, perché tu non puoi fatturare Bitcoin al momento, fatturi euro, ricevi il pagamento in Bitcoin, devi comunque tenere una certa contabilità e poi hai anche il tasso di cambio, perché poi quei Bitcoin magari ti aumentano di valore, ti calano di valore e quindi hai una differenza di fatto tra il pagamento che ricevi e poi quello che hai alla fine. Quindi è un attimino delicato, ti consiglio di seguirlo bene col commercialista questo. Poi stai tenendo un grafico dei viewer dei tuoi Twitch, secondo me stanno lateralizzando. In realtà no, ultimamente si stanno lateralizzando, c'è stato un downtrend rispetto ai mesi scorsi che erano veramente agli all time high, adesso sì, siamo in lateralità, ma ragazzi è la settimana di Ferragosto, cioè io mi stupisco che ci sia qualche pazzo qua che mi guarda a quest'ora. Non sono l'unico a non essere ancora in ferie, si vede. Poi vediamo, io intanto leggo un attimino di domande. Cosa ne pensi di Alpha Finance Lab? Non mi dispiace affatto, Alpha Omora, ne avevamo parlato in più occasioni e adesso lanciavano Beta, tra l'altro, il cui token veniva droppato agli staker di Alpha. Ne avevamo parlato, su Telegram secondo me. E cosa dovrei fare la settimana di Ferragosto? Ma non lo so, vedi tu, guardare un po' di grafici in compagnia su Twitch. È agosto, pochi ma buoni sono rimasti migliori, come nelle cripto dopo il pump. Esatto, guardate, io credo, cioè io apprezzo di più il mondo delle cripto dopo, cioè nelle fasi di bear market viene fuori il meglio, durante i bull market viene fuori il peggio, shitcoin, Doge, mica Doge, Shiba. Spero che non ritorni davvero, ragazzi, cioè spero davvero che non ritorni quel livello lì. Poi allora, dove siamo finiti, come inizio ad investire su Terra? Dipende dal tuo obiettivo, piano d'accumulo, varie strategie, esattamente come inizieresti con un altro asset. Poi lo puoi mettere, Luna lo puoi mettere in staking per ottenere una rendita maggiore direttamente su Terra Station e via. Magari potremmo fare qualche video di approfondimento proprio sull'utilizzo concreto di Terra.
La tua allocazione su BNB è cambiata? Hai lasciato un punto di domanda nel video di ieri. No, non è cambiata perché in realtà non ho un'allocazione percentuale, ma è un numero fisso per darvi lo sconto del 20% sulle fee. Lo sapete, è sempre quello. Quindi non so, la percentuale varia in funzione del prezzo di BNB e dell'andamento del resto del mercato. Quindi non la posso sapere. Poi ho inviato fondi su Terra ma non riesco a collegare il wallet su Edge. Posso recuperarli senza la frase? Non lo so. Unisciti a Discord e prova a chiedere lì, perché mi sembra c'è da approfondire un po' cosa è successo. Poi, ma la IEO di Polise Atlas come si partecipa su FTX? Basta mettere in stake 150 FTT? E allora, ho fatto un po' su Telegram a riguardo. In realtà il minimo è avere in stake 150 FTT per avere un ticket, e ogni ticket dà diritto a una massima allocazione, poi dipende da quanta domanda c'è. Magari approfondiamo, adesso è un po' tardi, volevo parlare un po' di grafici, magari nella prossima live lo approfondiamo, tanto mi pare che non sia ancora ufficiale, vero, la data? Mi pare di no. Star Atlas c'è altro progetto, ragazzi, che secondo me è allucinante su Solana. Allora, aspettate che lo vado un attimo a prendere, visto che m'avete l'avete tirato fuori. Star Atlas, eccolo. Oh, ci siamo, eccolo qua. È un metaverso su Solana, il primo, credo, e è il classico metaverso con asset, cioè tema chiaramente sci-fi, fantascientifico, NFT, insomma il play to earn, ci sono tutti questi temi che vanno incredibilmente di moda, e tra l'altro è con la Real Engine la grafica, cioè pazzesco. E appunto c'è la IEO coming soon su FTX, anche quella, tanto per cambiare, e secondo me spingerà sto giochino, spingerà. E tra l'altro volevo fare un video, sempre sul vostro suggerimento, sui migliori videogiochi blockchain play to earn, dove si può guadagnare qualcosina a spesa zero anche, vediamo, me lo sto studiando, sarà complicato da fare, ci vorrà tempo, però mi interessa il tema, quindi lo approfondisco per me. E tra l'altro, oltre che su FTX, anche su Raydium, la IEO di Atlas, e sono due token, Atlas e Polis, all'interno di questo videogioco, ognuno dei quali ha un suo scopo. Se non ricordo male, Atlas è un po' lo store of value, mentre Polis è quello più spendibile all'interno del gioco, da utilizzare per le risorse, per le varie cose. E lo stavo cercando, eccolo qua, anche su Raydium. Anche su Raydium, sempre con data da definire, e anche su Apollo X, che è un'altra piattaforma di IDO, di vendita iniziale, insomma. Però, ripeto, le date non sono ancora, se non erro, almeno ero rimasto così, non sono ancora definite. Però sono tutte cose da tenere d'occhio, cioè i trend sono questi. Star Atlas secondo me spingerà, anche perché su Solana zero fee e quant'altro, insomma. Non voglio sembrare uno troppo oscillatore, che quando mi faccio prendere poi dall'entusiasmo mi viene un po' di FOMO, e quindi lo sembro, ma davvero io condivido solo quello che penso. Allora, grafici adesso, torniamo sulla Terra, torniamo nel mondo Bitcoin, sulla Terra, non la blockchain ma il pianeta, torniamo partendo da Bitcoin e vediamo un po' il mercato come si comporta. Allora, di Bitcoin abbiamo già parlato un po', quindi abbiamo un attacco alla resistenza dei 45.000, per ora con successo. Quindi attenzione adesso al movimento che facciamo da qua, perché c'è la possibilità di andare a perdere la resistenza conquistata, e quindi andare di nuovo ad atterrare in zona 40-42.000, che è il supporto attuale qua sotto. Se perdiamo 40-42.000, ecco che il bias cambia sul breve, cioè falso breakout, si annulla tutto e ritorniamo all'interno del range famigerato che
per ora abbiamo rotto, però è sempre qua, attenzione quindi alla possibilità di falso breakout, mentre se andiamo a riprenderci 50.000 la possibilità di falso breakout diventa minima. Per quello avevamo detto sempre ritorno zona bullish, perché qua siamo in una zona grigia. Grigia perché ci possono essere entrambi gli esiti, l'esito positivo andiamo a spingere ancora, l'esito negativo andiamo a perdere i risultati fatti. C'è tanto, come dire, c'è movimento, quindi c'è possibile caccia di liquidità in questa zona da parte degli shorter, degli orsi, e quindi bisogna fare attenzione che non arrivino a bam, ratassare e rispedirci nell'ade qua sotto. Molta molta attenzione. Poi questo è tutto qua su Bitcoin, perché per il resto dobbiamo vedere adesso come chiudiamo la settimana. Ve l'ho detto, una chiusura di settimana qua sopra incrementerebbe ancora la forza del movimento, perché sul settimanale vedete che la rottura del range era avvenuta già 2 settimane fa, quindi abbiamo già una candela di conferma fatta, e se andiamo a realizzare anche la seconda capite che la forza incrementa parecchio. Se al contrario sweepiamo, quindi facciamo shadow qui dentro e chiudiamo qua sotto, si indebolisce un po', però comunque non è un falso movimento, cioè fin tanto che non andiamo a perdere questa zona. Sul daily era questa, vi ricordo, ma sul weekly è ancora più forte, perché vedete la chiusura è qua. La spinta c'è, cioè il bullish c'è, rimane, quindi questo è ciò che vorrei proprio vedere per un esito rialzista. Questo è tutto su Bitcoin, non c'è altro da aggiungere. E possibili setup, che cosa abbiamo di bello? Beh, abbiamo lo short, se rientriamo qui dentro, speculativi, parlo, mentre la possibilità di long, se o andiamo a riprenderci anche questa resistenza, e quindi poi c'è il long sull'eventuale flessione, il buy the dip, insomma, quindi potremmo andare a tenere tutta questa zona come entry eventualmente. Per il momento un eventuale entry rimane invece qua sopra, speculativo long, quindi se andiamo a pescare qua e poi rimbalziamo, questo potrebbe essere un long speculativo. Allo stesso modo, se andiamo ad accumulare rimanendo qui sopra, quindi un movimento così, per capirci, perché comunque è una lateralità dopo una rottura di resistenza, quindi tende all'accumulazione. Vediamo, stiamo a vedere. Mentre, capitolo altcoin, Ethereum dopo London inizia ad andare. Ecco, guardate qua cosa succede. Abbiamo una possibile accumulazione su Ethereum. Abbiamo fatto... Allora, no, scusate, non volevo... Abbiamo fatto la rottura di 00638, questo livello, e retest, guardate che retest da manuale, poi siamo andati a spingere ancora fino a toccare gli 0072, resistenza attualmente in vigore, e poi ci ha respinto, vedete qua c'è stato un mega sweep, poi ci ha respinto ancora e stiamo lateralizzando qua sotto. Adesso dobbiamo capire se questa lateralità... Tanto teniamo anche sotto controllo gli 0068 come altro livello chiave, lo aggiungo, tac. Dobbiamo capire se questa lateralità, mamma mia, no, ok, se questa lateralità è a stampo accumulativo oppure potrebbe essere un top. Come facciamo a capirlo? Beh, se andiamo qui sotto è un top. Se invece rimaniamo sopra, quindi rimaniamo con domanda che sostiene a ogni tentativo d'attacco, allora è più probabile l'accumulazione. Di setup ci potrebbe essere il flash dump qua, quindi un entry long con stop loss qua sotto, ad esempio, ci può stare. È uno stop abbastanza conservativo, vedete, questa è un'area che se la perdiamo è molto male, quindi come punto di riferimento per lo stop è spettacolare. Unito spettacolare e spaziale, stavo per dire speziacolare. E al contrario, sul breakout, oddio, il long anticipatore qui non so se lo farei, perché siamo sotto una resistenza, quindi non è che mi garbi più di tanto, preferisco un approccio di flash dump qua. Sul break andare a fare, vabbè, il long sul primo dip ci può stare con target 0.08 e dintorni, perché poi, cioè, se andiamo a rompere questa zona, cioè andiamo a fare nuovi massimi, ragazzi, Ethereum ha una strada spianata davanti a sé, e quindi veramente interessante, interessante.
Poi, di altro, dunque, la dominance è in fase di calo, quindi attenzione perché potrebbe, che dire, aver fatto una sorta di bull flag e andare a continuare al ribasso, quindi di nuovo le altcoin potrebbero andare ad avere un'altra alt season, un'altra fase fortemente rialzista contro Bitcoin. Io a questo punto mi chiedo fino a che punto in basso può arrivare la dominance. Siamo veramente in una situazione strana, perché di solito i bull market di Bitcoin, se adesso dovesse ripartire chiaramente, all'inizio contraggono la forza delle alt, quindi fanno crescere la dominance. In questo caso la dominance è bassa, c'è da vedere. Poi di altro, vabbè, Axie abbiamo visto che è infuocatissima, intoccabile per quanto mi riguarda. BNB, anche lei, guardate cosa combina, ha creato una zona di possibile bottom e guardate anche qua. Questa W, se la chiude, è interessante perché questa era l'origine un po' della base di questa zona. È stata violata più volte, ma per poco. Quindi la W chiusa qua sopra, con breaker e test, andrebbe anche a recuperare proprio quell'area lì e quindi sarebbe una cosa molto bella. Vediamo se lo fa, però per adesso ci sono ancora i lower high, quindi attenzione. L'altra invece in super super presa bene è Luna, che ha fatto questa correzione ieri, babam, UST su Coinbase, notizie positive una dopo l'altra. Abbiamo questa resistenzona a 38.000, se la rompiamo, che Dio ci abbia in gloria, cioè, perché veramente non so dove si possa arrivare, non so se c'è, non esiste nessuna resistenza. Price discovery, vediamo, ma è assolutamente in una fase bullish. Altre altcoin, dunque, adesso magari è il momento di andarne a cercare qualcuna, perché se la dominance davvero inizia a contrarsi potrebbe valer la pena andare a cercare il setup sull'alt speculativo, perché potrebbe, ripeto, esserci una fase rialzista. Quindi adesso in questi giorni vediamo come si assesta la dominance e nel caso torneremo a seguire anche qualche alt. Per il momento direi che siamo sul pezzo, è tutto. Dici qualcosa su Cake? Va bene, più che volentieri. Allora, Cake, guarda, Cake, se va a prendersi questi 4.500-4.600 con pool di offerta qua sopra, potrebbe fare molta gola. Pancake per tutti. Attenzione al reclaim di questo livello, perché ha fatto un bottom molto forte. Vedete, avevamo anche identificato la zona di liquidità in domanda, presa tre volte, tac tac tac. Adesso potrebbe diventare una base, un trampolino, se andiamo a rompere qualche resistenza, e questo potrebbe essere un esito positivo per Cake, e diventano dei buy the dip. Se andiamo a rompere lì, è buy the dip, è tutto lì. Bene, amici miei, grazie Luca, è la prima volta che mi rispondi in live, sono emozionatissimo addirittura. Vabbè, dai, non ci provo, nel senso, io quando riesco a rispondervi mi fa piacere, purtroppo siete in tanti e quindi non ce la faccio mai a rispondere a tutti, però voi non demordete, prima o poi arriva anche il vostro turno. Amici, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito e vi ringrazio di essere sempre sul pezzo e di non mollare mai. Continuate così, perché vi premierà. Noi ci rivediamo questo venerdì, come sempre alle 18.30 e sul pezzissimo. Vi faccio un caro saluto e alla prossima. Mi raccomando, fate i bravi e non fatevi prendere troppo dalla FOMO, che in questo periodo è difficile. Ciao a tutti!